video. Ma è bello prendere anche, sai che alla fine dei film fanno vedere anche quelle cose, quello lì sarà tagliate, certo, quello lì è bello. Sa, poi non venire troppo avanti perché sennò ti fa ombra al microfono. Come dimenticare inoltre il capolavoro di Madre Natura ammirato nelle strette e assolate viuzze di Bagno Vignoni, che ancora oggi solletica la memoria di tanti soci. Io si è sotto mano. Però fino adesso va bene. Punto prima. Come dimenticare inoltre il capolavoro? Inizio da lì. Però quando sbaglio devi fare come fanno quelli degli avventi. Sì, non ti vergognare. No, vega. Sì, che dopo c'è lo spettacolo finale. Come dimenticare inoltre con tanti soci, appunto. Poi con l'etica aumentata non è andata a creare una sottovolta colazione della vecchia sera. Non? Ci sono alcuni punti dove parti, poi accedere a come dimenticare il capolavoro di Madre Natura. No, sei ai 90 anni, sei americano. Come dimenticare inoltre? La cilindrata e la potenza dei motori erano decisamente inferiori. Passo il punto. Vai, lo stesso, riparti da. Alle attuali. La cilindrata e la potenza dei motori erano decisamente inferiori alle attuali e fra i partecipanti vi era persino uno scooter. Fatto che i giorni nostri sarebbe considerato un sacrilegio. Fatto che i giorni nostri sarebbe considerato un sacrilegio. L'evento fu però funestato dal terribile incidente che rischiò di privarci della compagnia di uno dei soci Il suddetto incidente provocò una raffica di disdette da parte dei soci. Ciò portò a far sì che la disponibilità... Ok, rifaccio. Il suddetto incidente... La signora non disse nulla, ma siamo certi che in cuor suo rimpianse i tempi in cui i tedeschi, gli italiani li spedivano nei campi di concentrazione. Concentramento. Riconinta. 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 Ma il gruppo affrontò anche quella sfida, uscendo nella nebbia con alto... Ma il gruppo affrontò anche quella sfida, uscendo fuori. Senza gomme sulla via del ritorno e fu scortato verso casa da due compagni in nome del senso di solidarietà che contraddistingue il gruppo. Un socio restò senza gomme. Il divino. Anche quell'anno un incidente aveva privato il gruppo di uno dei soci più affezionati, che si è poi prontamente
ristabilito, riprendendo il suo posto nelle file della squadriglia. Salutiamo anche lui. Ciao Massimo. Esci pure con gli R che non ti mangia mica. Era Fabio comunque. Massimo si è fatto male l'anno scorso. Allora tagli. È vero, si è fatto male l'anno scorso. Aspetta. Quindi riprendi dal punto precedente. Anche quell'anno un incidente. Anche quell'anno un incidente aveva provato il gruppo dove uno dei soldi del personale. Ciao Michele d'acqua. Ciao Michele d'acqua. No, scherzo. Sì, non ci vuole, rispondi. Il precedente, precedente gli si asciuga la bocca poi. Beh, cioè la dentiera. Sente lo vuoto. Privato il gruppo di uno dei soci affezionati, che si è poi prontamente ristabilito. Il percorso fu uno di alta qualità e di notevole impatto emotivo. Immortalati dalla telecamera che non è sempre un nostro. La Yoceo Sportswear. Vabbè. Figa, c'era il pathos. Era venuta così bene. Andiamo avanti. Riparo? No, dopo Sportswear. Dopo fai la faccia seria. Di quell'anno ricordi. Figa, c'era il papo. Era venuta così bene. Andiamo avanti. Ripasso? No, dopo sport. Dopo fai la faccia seria. Di quell'anno ricordiamo la strepitosa cena a base di formaggio e vini d'oltrate. Ma anche quella. Se così non fosse, mai sarebbe stato impossibile. Rifo. Sarebbe stato impossibile. Rico. Voglio di un felice 2015. Ok. Ma no. E non cambia. È andata male.